Sono il fondatore del Campus Etoile Academy, che era la storica scuola di cucina e di perfezionamento e anche di lunghi percorsi per diventare cuoco o pasticcere. In tutto il progetto è nato anche il Garum, che è il museo, il primo museo di cucina, e la biblioteca del testo antico sempre di cucina, situata qui al Circo Massimo in Via dei Cerchi, in un posto meraviglioso che siamo all'interno del Paladino. Potete venire qui e sfogliare quella che è la storia della gastronomia mondiale. Dal 500 in poi qui abbiamo 3.000 libri preziosi, prime edizioni e non, che ti fanno entrare nella gastronomia vera, quella rinascimentale, per arrivare alla gastronomia moderna. E potete vedere anche un sacco di minuterie, di attrezzature, di cucine che vi faranno magari ritornare in memoria i tempi della nonna. Per noi è assolutamente importante questa giornata, perché vogliamo affermare un principio sacrosanto, che è l'alta specializzazione e formazione nel settore dell'agroalimentare è diventato un'esigenza sempre più impellente. Crediamo che figure professionali nuove possano essere di supporto da una parte alla crescita dell'agrobusiness, dall'altra sicuramente per appunto in forma attenta e puntuale formare anche un consumo consapevole e finalizzare quelle che sono delle attività assolutamente necessarie per un'identità dell'agroalimentare italiano. L'olio extravergine di oliva è uno dei pilastri della dieta mediterranea, un prodotto utile per la nostra salute e strategico anche per la piacevolezza dei nostri piatti, però a volte non lo conosciamo veramente e abbiamo la necessità sempre di più di trasmettere questa conoscenza e consapevolezza ai consumatori. Abbiamo bisogno di professionalizzare il settore, abbiamo bisogno di supportare le aziende a migliorare la qualità e a saper in qualche modo spiegare questa qualità a coloro i quali comprano l'olio. Attraverso la collaborazione tra Unarol, EvoSchool e l'ITS Agro della Regione Lazio riusciremo a preparare delle nuove figure professionali che non solo impareranno a gestire la parte produttiva, la parte di trasformazione e di conservazione, ma impareranno anche a conoscere il prodotto finito, a saperlo proporre ai consumatori, a saperlo posizionare sul mercato. Abbiamo bisogno di innovazione, di tecnologia innovativa, ma anche di persone, di ragazzi e di ragazze che potranno, attraverso la passione, riuscire a migliorare il settore, che per noi è strategico in un panorama nazionale dove l'olio extravergine d'oliva è di fatto uno dei pilastri fondamentali. Ho scelto questo corso di specializzazione in quanto ritengo che la filiera olivicola e olearia abbia bisogno di una maggiore importanza a livello nazionale, in quanto andrebbe paragonata e messa di pari importanza rispetto alla filiera enologica, e perciò ritengo che una figura professionale che tratti appunto di questa materia sia fondamentale anche per un importante sbocco lavorativo e professionale.